Allora, in questo punto della canzone avevo inserito un rap, grazie a un rapper di Palermo. Io non sono un rapper, però il rap ti permette in pochi secondi di dire tante parole, tanti contenuti, e cioè, questa canzone richiedeva tanti contenuti. Come ho detto, io non sono un rapper, però ci provo, perché a quelle parole ci tengo. Tu lasciami capire quanto vale, cosa vuoi. Io non resto zitto mentre uccido un altro eroe. Siamo noi che viviamo, noi che vediamo, noi che dobbiamo riprenderci la vita in mano. Marco che disegnerà il futuro anche con la matita rotta. Sparaci addosso, sì, ma spara alla bocca. Il silenzio ha fatto troppo male, chiamalo merda. Adesso voglio vuciria perché ci porti via da qua. Bene, sono contento, molto. Questo aiuta tutti, perché qui ci sono molti giovani e perché questa è la risposta prima dell'Italia all'inizio della guerra. Questa notte la guerra è arrivata in Europa. Bisogna che ci riflettiamo tutti, perché davvero la guerra cambierà tutta la nostra vita. Non ci saranno più manifestazioni come questa, queste ce l'hanno ancora lasciata fare, ma la nostra vita sarà fatta di passaggi attraverso il metal detector per verificare se siamo puliti. Non illudiamoci, la guerra era in Siria, adesso è andata a Parigi, cioè è andata in tutta Europa. È stato detto qui, resistiamo, perché tutto si tiene. Dovremmo essere tutti consapevoli che tutto si tiene. Per esempio, si tiene la banda di Lanzichenecchi che ha occupato il Parlamento italiano e ci sta portando via la Costituzione. Allora, io credo che siamo riuniti qui per Nino Di Matteo, ma Nino Di Matteo ci sta aiutando a cominciare una grande battaglia. Il prossimo anno ci sarà un referendum per decidere se la Costituzione del nostro Paese deve ancora vivere o se ce la porteranno viva. La questione fondamentale è che ciascuno di voi adesso è un microfono. Dobbiamo sapere tutti che l'anno prossimo si decide della vita di Di Matteo e della democrazia. È la stessa identica cosa. Bravo! La stessa identica cosa. Noi avremo contro tutto il sistema dei media. Avremo contro tutte le televisioni, avremo contro tutti i giornali, perché questi Lanzichenecchi hanno in mano tutta l'informazione. Bravo! Questo è quello che dobbiamo sapere. E allora vuol dire che la nostra bocca, il nostro cervello, le nostre idee, le nostre famiglie, i nostri amici devono diventare gli strumenti della controffensiva popolare, democratica, unitaria. Qualcuno giustamente ha detto che non bisogna avere paura, non bisogna avere paura. L'unico modo possibile per difenderci è non avere paura, dire loro che noi ci siamo e che non ci potranno portare via i nostri diritti, la nostra libertà, la nostra possibilità di incidere sul futuro del Paese, perché ci difenderemo in tutti i modi. Io sono venuto qui per dirvi una sola cosa, rendiamoci conto tutti che difenderci significa avere una voce. Noi qui siamo tanti, ma loro ogni giorno parlano a 30-40 milioni di italiani. Ieri sera io ho assistito tutta la notte al festival dell'imbecillità, i commentatori che raccontavano quello che stava succedendo a Parigi, e milioni di persone stavano guardandoli, ed era tutta gente che non sapeva dire altro che è cominciato l'11 settembre di Parigi, è l'11 di settembre della Francia. E come possono commentare questi coglioni se non hanno capito che cos'è l'11 di settembre dell'11, quello vero, quello di Washington del 2001? Che cosa possono dire? Questa gente ci racconta solo bugie. Sono gli stessi uomini che siedono nel Parlamento, sono gli stessi uomini che siedono nel governo, sono la stessa banda che ci ha ucciso i magistrati e che ci sta portando via la democrazia. Io sono convinto che voi siete la prova che c'è in Italia una grande quantità di persone che non sono morte intellettualmente, che sono vive, che vogliono difendersi e vogliono vivere. Siamo in guerra. E questo è il punto, e bisogna che ci attrezziamo per vincerla questa guerra. Non dobbiamo arrenderci.
dicevo prima e lo dico adesso e finisco. Noi abbiamo bisogno di una televisione, perché solo così potremo parlare a milioni e milioni ogni giorno. E se succederanno cose come quella di questa notte, e temo purtroppo che succederanno anche qui, noi dobbiamo essere in grado di informare, di aiutare la gente a capire, di incontrarci, di non essere più soli. Questo è quello che dobbiamo fare. L'altro Stato! Io ho lanciato l'idea di Pandora TV, non faccio la propaganda per me, molti di voi ci stanno già guardando. Io ogni giorno parlo già a 60-70 mila persone. Bisogna che questa televisione si trasformi in una televisione digitale terrestre visibile su tutto il territorio nazionale. Da quel momento in poi noi potremo rispondere colpo su colpo alla loro offensiva. Buona fortuna a tutti, per noi, per Di Matteo, per voi, per l'Italia. Grazie mille. Bravo. E io voglio andare a vedere davanti. Come parole iperbole, intatte, reali.